Sono molto molto contenta di vedervi tutte, anche le persone che non conosco o che conosco meno. Sono molto contenta di questa occasione che ci ha dato Luisa Zuffi con la possibilità di trovarci in Zoom. Vi chiedo subito perdono perché io non sono abituata a questi strumenti e quindi sono contenta almeno di vedere i visi, così riesco un po' a cogliere se state seguendo, se vi interessa oppure se vi annoiate a morte. E devo dire che questa è la terza lezione che abbiamo messo in piedi per continuare il discorso della letteratura autobiografica. Quella di quest'anno era centrata sul tema del rapporto tra autobiografia e biografia, e quindi siamo partiti dalle storie di famiglia. E la prima volta è stata la presentazione del libro di Anna Foa, che era in collegamento con noi online, ma ancora c'erano delle persone presenti nella Sala Ulivi e qualcuna invece in remoto, e la presentazione del suo libro La famiglia F. E questo ci ha dato l'occasione per riflettere sulle storie di famiglia, cioè quelle nelle quali l'autore è dentro una situazione familiare che vuole raccontare. E quindi abbiamo parlato, per esempio, di Natalia Ginzburg con Lessico familiare, ovviamente, ma anche del Gioco dei Reni di Clara Sereni, e poi abbiamo cominciato ad esaminare il passaggio un po' stretto, insomma, tra autobiografia e biografia, quando gli autori e le autrici hanno deciso di dedicare la loro scrittura a un membro della famiglia, quindi a un padre, a una madre, a un fratello, a una sorella, che diciamo sono particolari perché nei confronti di queste persone gli autori o le autrici sentono il bisogno di farci conti e in genere avviene questo dopo un evento luttuoso, in genere dopo la morte della persona di cui si parla, oppure dopo un avvenimento molto pesante, molto grave, come era il caso, se qualcuno di voi c'era quando abbiamo fatto l'altro incontro, di Pulce non c'è, dedicato alla sorella dell'autrice che Raineri, lei si chiama Gaia Raineri, che ha parlato dell'evento che ha sconvolto la loro famiglia quando la bambina più piccola, quindi la sorella di Gaia, è stata portata via dalla famiglia, una bambina autistica, è stata portata via dalla famiglia con l'accusa al padre di violenza contro di lei, violenza sessuale, accusa poi infondata. E la sorella ha sentito a un certo punto il bisogno di scrivere questa storia in qualche modo come risarcimento nei confronti dei genitori. E abbiamo parlato molto di padri l'altra volta e abbiamo detto che i padri sono abbastanza ingombranti nella letteratura autobiografica. Abbiamo accennato ad un autore invece che ha dedicato ben due libri alla madre, Alberto Bevilacqua, e una di voi, Fabiola, mi ha mandato una nota relativamente ricordandomi un libro particolare della scrittrice Doris Lessing, che come sapete è premio Nobel per la letteratura nel 2007, che ha scritto due opere autobiografiche, due romanzi autobiografici molto importanti, e poi questo ultimo dedicato appunto alla madre. E ringrazio proprio Fabiola di questo. Io non conoscevo questo libro, gli altri due sì, ma non conoscevo il libro Mia madre, che Doris Lessing ha scritto a un certo punto dopo la morte della madre, con la quale ha avuto sin da bambina un rapporto molto contrastato. E la scrittrice quindi si spoglia, questo lo dice proprio Fabiola, mi ha mandato questa nota che vi voglio leggere, degli abiti da figlia e con lo sguardo di una ricercatrice sospende il giudizio, osserva e ricostruisce la vita della madre, dalle origini alla vita poi in famiglia, dopo il matrimonio, con i figli. E si svolge naturalmente, come sappiamo, prima nelle colonie inglesi, prima in Iran,
e poi in Rhodesia, e dove Doris poi passerà gran parte della sua infanzia e fanciullezza e giovinezza. E lo sguardo dell'autrice non trascura il padre, nemmeno i difficili rapporti tra i genitori. Lei descrive il processo dell'adolescenza che definisce inevitabile e implacabile, quasi che i genitori e noi si stesse schierati a battaglia da parti opposte, le mani piene di armi, fino a che ci diventa possibile metterci al loro posto con l'immaginazione tutte le volte che vogliamo. Quindi è una scrittura che a un certo punto fa i conti, si riconcilia con questa, la chiama povera donna che meritava amore, conforto, tenerezza perché non aveva colpe, e le sventure l'avevano colpita uno dopo l'altra a partire dalla morte della madre sua quando aveva 3 anni. E dice: d'altro canto, io sapevo che se non avessi combattuto contro di lei con tutte le mie forze, mi avrebbe divorata. Quindi è una dichiarazione d'amore e di riconciliazione e finisce il risentimento, insomma, nei confronti di questa madre attraverso però la scrittura. E allora, parlando di madri, non potevo non proporvi oggi il caso davvero particolare che moltissimi di voi conosceranno, di Elizabeth Gill, il cui destino letterario è strettamente legato a quello della sorella Denise Epstein. Una ha assunto il cognome del marito, l'altra ha mantenuto sempre il cognome di famiglia. Elizabeth Gill vive una vicenda esistenziale drammatica perché è figlia di due genitori ebrei morti ad Auschwitz. Lei e la sorella maggiore sfuggono per puro caso allo stesso destino e passano gli ultimi 2 anni di guerra in clandestinità, protette da una tata che si prende cura di loro, della loro educazione, le fa studiare, c'era anche un lascito, insomma, dei genitori. E una volta adulte, loro mettono tra parentesi, entrambe le sorelle, mettono tra parentesi questo vissuto di quando erano piccole. Allora, Elizabeth Gill aveva 5 anni e quando la madre è stata portata via, e Denise Epstein ne aveva 13. Mettono tra parentesi, dicevo, questo loro vissuto così difficile, si fanno una famiglia, si dedicano al lavoro. La più grande prima è madre di famiglia perché ha 3 figli e poi diventa documentalista all'ispettorato per la repressione delle frodi alimentari. Si impegna moltissimo nella politica nel 68, negli anni 70, e entra nella Confederazione Generale del Lavoro in Francia. L'altra, la sorella più piccola, diventa traduttrice, editor, fonda una rivista letteraria e si dedica a diciamo, dare lustro agli scrittori più importanti in Francia nel dopoguerra. Che cosa succede? Loro devono a un certo punto della loro vita in età matura, fanno i conti con un lascito, con un'eredità della madre, una valigia piena di effetti personali, qualche fotografia dei gioielli e un manoscritto. È il manoscritto di Irène Némirovsky, suite che poi prenderà il nome di suite francese. Lei era una scrittrice famosa nella Francia del primo dopoguerra, ma famosa tanto da essere veramente considerata una delle più grandi scrittrici del momento e da portare alla traduzione in film del suo primo libro, che quando venne presentato all'editore, l'editore non credeva che fosse opera di una donna e soprattutto di una donna così giovane, perché aveva appena 25 anni. Ebbene, lei era di origine ebraica, era scappata coi genitori nell'adolescenza dalla Russia, dalla rivoluzione russa del 1917, ed era stata accolta in Francia dove si sentiva a casa, dove sentiva di essere nella patria della libertà. Finalmente poteva dedicarsi ai suoi studi, agli amici, alle feste, a conoscere degli intellettuali molto importanti, a trovare l'amore, Michel Epstein, appunto, con cui si è sposata,
e ha avuto queste due bambine. Elizabeth Gill scrive appunto all'età di 54 anni un libro veramente molto particolare dal titolo eloquente. Si chiama infatti Mirador, Irene Mirovsky, mia madre. Quindi Mirador è il nome delle torri di guardia in spagnolo, no? Perché lei osserva dall'alto la vita di sua madre. Lei sente il bisogno di scrivere la storia di sua madre immedesimandosi in lei, quindi lei non aveva quasi ricordi perché aveva 5 anni quando la madre è stata arrestata e deportata ad Auschwitz. Questo libro sente proprio come un bisogno importante per poter essere poi finalmente capace anche lei di diventare scrittrice. Fino a quel momento, ripeto, aveva curato le edizioni degli altri, aveva fatto appunto la redattrice o la critica letteraria. E in questo libro, che è costruito come una matrioska, perché c'è la storia della madre raccontata in prima persona, come se fosse lei la madre, e quindi è una biografia, non è una autobiografia, anche se ha la forma di un'autobiografia. E in mezzo a questi capitoli della storia della madre ci sono delle piccole paginette scritte in corsivo, in terza persona, dove lei si firma la bambina e dove racconta dei frammenti di se stessa in relazione alla vicenda che sta raccontando, in relazione alla sua storia. Quindi è come se lei fosse ancora dentro il ventre materno e in qualche modo vuol far sapere che c'è, con delle paginette molto esili rispetto al contesto più generale. Questo libro, per esempio, ha una copertina, dopo la vedremo, molto particolare, perché è una foto color seppia, anche un po' sfocata, di una madre che ride felice con le sue due bambine in una spiaggia, appunto, in Francia. Lei scrive questa dirompente storia familiare e devo dire che la dedica in apertura è molto significativa perché ci fa capire in che modo lei, perché scrive questo libro. Dice: a mia sorella la memoria dolorosa, ai miei figli la vita, a Natascia il legame. Natascia era una cugina rimasta in Russia con cui lei poi viene a contatto. Quindi decidere di fare un viaggio come questo significa rivoltarsi contro la sciagura dell'oblio, perché è chiaro che altrimenti nessuno più ricordava Irene Mirovsky, nonostante prima della guerra fosse stata così celebre. Lei però doveva fare i conti con questa immagine della madre che in qualche modo la sovrastava, perché lei sapeva che era importante, ma non aveva un ricordo diretto, non riusciva a ricostruirla dentro di sé. E quindi questo viaggio è stato veramente un tentativo di recupero della figura materna, che era una madre, una scrittrice straordinaria. E quindi vorrei, lei comincia, fa lo sforzo, come dicevo prima, di immedesimarsi in questa madre che non ha mai conosciuto, partendo da un particolare minimo, un profumo di tigli che le fa venire in mente che forse era l'origine dell'asma di cui la madre soffriva e di cui lei sapeva. Ecco, chiederei a Gianna di leggere qualche piccolo brano di questo inizio. Ho sempre trovato violento l'odore dei tigli, che invece è delicato nei libri ed ha la testa nella dolcezza delle sere di tarda estate. Un odore inebriante fino alla nausea, quello delle piazze di paese in cui i giovani girano in tondo la sera sotto gli occhi assopiti dei vecchi seduti sulle loro panchine con le mani intrecciate attorno al bastone. Un odore quieto di provincia inebetita dal caldo afoso del giorno. La passeggiata di Charleville a notte fatta o i giardini di Turgenev
quando vi camminano giovani donne gracili a braccetto con amanti del secolo scorso. Un odore che, per quanto mi riguarda, mi ha sempre causato l'emicrania e fatto battere il cuore in modo incontrollabile. E poi, ieri, nel momento peggiore del parto, mentre avevo la pancia stretta in un cerchio di ferro contro il quale mi scagliavano certi calci terribili in fondo alla schiena, le tende sono volate in aria, la finestra si è spalancata sotto la spinta del vento che mi ha gettato in viso una zaffata soffocante di aria profumata. Qualcosa mi si è bloccato in fondo alla gola e ho sentito quel rumore di sibilo, preludio del grande trambusto nel mio petto diventato una caverna. L'asma, la mia asma selvaggia e familiare nel momento più brutto. Allora un'immagine mi ha invaso la mente. Io, molto piccola, che tento di sollevarmi sulla punta dei piedi per guardare dalla finestra nella nostra sala da pranzo a Kiev. Un potente, inebriante odore di tiglio, un rumore che si gonfia, rimbomba, si trasforma in tumulto. Mia madre in un baleno che mi afferra, mi stringe al petto. E io che sprofondo tra i suoi seni con la fronte graffiata dalle perle e che soffocata dai suoi effluvi urlo e mi dibatto. Il pogrom di Kiev nel 1905? Il giorno in cui i rivoltosi hanno oltrepassato la linea proibita, quella che separava la città bassa dalla città alta, e spezzando al passaggio i rami dei tigli, calpestando le foglie che ricoprivano i viali, si sono precipitati nel quartiere protetto, quello in cui le famiglie agiate della città, come la mia, si credevano al sicuro? Impossibile per me ricordarlo. Me lo hanno raccontato, avevo 2 anni. Può darsi tuttavia che mia madre, nel suo terrore, abbia afferrato il primo oggetto a portata di mano, cioè me, e che per l'unica volta in vita sua mi abbia stretto al petto con un gesto naturale? L'immagine è durata il tempo di una scintilla. La levatrice, allarmata, mi ha messo subito la maschera e così, sorridendo per l'odore dell'etere, quello con cui la mia cara Miss Matthews, la governante inglese, si inebria a flaconi interi, mi sono addormentata. Al risveglio avevo una figlia. È minuscola, è bionda. Ho chiesto a Michelle di registrarla con il nome di Catherine per via di cime tempestose. Lui preferisce France. Dice che vuole chiamarla così affinché lei sappia da subito quanto deve a questo paese che ci ha accolto, che ci ama e che noi amiamo, dove non avrà mai bisogno di sapere che i suoi genitori sono russi, ebrei, dove non rischierà né persecuzioni, né pogrom, né rivoluzioni, dove le nostre origini lontane si dissolveranno man mano nella dolcezza di vivere. È il 10 novembre 1929. E viviamo alcuni giorni di una meravigliosa estate di San Martino in cui il caldo ha rianimato quei profumi di tiglio che credevamo morti. Voi avete capito da questo inizio che lei proprio si immedesima in questa madre fino dalla sua nascita e poi nel momento in cui lei ha la prima figlia nel 29. E questa storia, quindi segue la storia di questa donna nell'infanzia, appunto, prima a Kiev, poi a San Pietroburgo, e voi avete già capito che il rapporto con la madre sua, cioè la nonna delle ragazze, è davvero un rapporto molto difficile, molto, molto teso. È una madre veramente di cui non sappiamo che cosa dire, perché non era molto centrata su di sé, non amava assolutamente la figlia, e la figlia ne fece un ritratto pur romanzato nel romanzo Jezabel. E, questa donna, solo per dire la particolarità, insomma, quando nel 1945 la tata portò le 2 bambine che erano rimaste da sole, da lei che si era salvata dalle persecuzioni procurandosi dei documenti falsi, lei non aprì la porta e Julie le disse, una delle 2 bambine è malata, e lei disse: ci sono gli ospedali che curano
i bambini orfani rimasti soli, quindi non aprì la porta. Quindi una nonna che si comporta così, potete già immaginare che madre doveva essere stata. Quindi era una figura naturalmente nella storia della scrittrice veramente molto negativa, insomma, molto difficile, insomma. Allora, lei appunto questa storia continua, vanno in Francia, come dicevo prima, in Francia si sposa, le bambine e soprattutto ha questo riconoscimento letterario molto importante. Poi improvvisamente nel 42 la situazione precipita. Tutti, il suo editore preferito praticamente sparisce, tutti gli amici la lasciano da sola lei e il marito, e viene arrestata e portata. No, prima lei e il marito si trasferiscono con le due bambine in un paesino in montagna, sperando, si chiamava Issy-les-Vêches, questo paesino, e speravano di poter essere al sicuro. Si fanno tutti quanti battezzare di religione cattolica proprio per avere i documenti che garantivano loro di non essere presi, ma non c'è niente da fare. E la madre, appunto, viene prima arrestata lei, poi viene arrestato il marito insieme con le due bambine, ma il commissario di polizia, in quel caso era già un nazista perché c'era già l'occupazione in Francia, insomma, tira fuori una foto della sua bambina che assomigliava alla bambina più grande delle due e dice: le vengo a prendere domattina. E in questo modo permette alla governante di prendere le bambine, nasconderle e portarle via, insomma. Però per 2 anni, 3 anni loro vivono in clandestinità, nascoste presso persone conoscenti, la rete della resistenza, e poi vengono messe in un collegio di suore dove fanno i loro studi e dopo la guerra vanno, cercano di andare alla stazione per vedere i loro genitori che ritornassero da questa terribile sciagura. Tanti ritornano, ma i genitori no. Ecco, chiedo ancora a Gianna di leggere un'altra paginetta, che è questa paginetta in corsivo che lei scrive come la bambina, firmando la bambina. Settembre 1945. Vestita in modo impeccabile, con gonne e giacche fornite dalle dame di carità, che la più grande ringrazia sempre molto dignitosamente, mamma invierà caramelle alle vostre nipotine non appena sarà di ritorno. La bambina e la sorella sono abbandonate a se stesse sul binario di una stazione. Hanno in mano dei cartelli bianchi sui quali sono scritti a mano, con cura, i nomi dei genitori. Quando il fumo della locomotiva comincia a dileguarsi, i suoi lembi lasciano intravedere, navigando su barelle, braccia a righe con mani ossute che giacciono su coperte scure e teschi esattamente identici a quello dello scheletro che la maestra tirava fuori per la lezione di scienze naturali ai Issy-les-Vêches. Quei teschi hanno occhi, occhi grandi, senza sguardo, nelle orbite profonde. La piccola si volta dall'altra parte e canticchia, saltando da un piede all'altro, il suo ritornello del momento. Principe imperator e moglie di lunedì mattina son venuti a casa mia a stringermi la manina. Ma vede la sorella maggiore impallidire, indietreggiare, e si chiede se non finirà col cadere, come Anna Karenina, sul binario opposto, sotto le ruote del treno in arrivo. Ecco, per concludere questa storia così particolare, così dolorosa, occorre aggiungere che Elizabeth conclude il volume con queste parole: «La bambina non lo è più da molto tempo. Alla sua età potrebbe essere la madre della propria madre, che ha 39 anni per l'eternità. Ha compiuto il lungo viaggio e rievocato l'irrevocabile. Ora dice a se stessa: a partire da questo limite
nessuno, nemmeno le sue figlie, può seguirla. La Gilles, Elisabetta Gilles, morirà di un tumore contro cui combatteva da tempo nel 1996, poche settimane dopo l'uscita del suo libro che, a cui vi accennavo prima, autobiografico, Un paesaggio di ceneri, la sua autobiografia romanzata per la quale ha vinto in Francia numerosi premi. Le opere di René Mirovsky, da Suite francese a Jezabel, da David Golder al Vino della solitudine, ma tante altre, hanno avuto solo negli ultimi anni in Italia e nel mondo il riconoscimento che meritano. E tutto questo grazie all'instancabile opera di paziente ricopiatura del manoscritto, Suite francese, che è in due parti, ma nella intenzione dell'autrice doveva essere di cinque parti, lei aveva in mente una specie di guerra e pace, e questa ricopiatura è stata realizzata dalla figlia maggiore, di cui vi parlavo prima, Denise Epstein. Lei ha scritto anche lei un'autobiografia, ma non direttamente, in un colloquio con una giornalista, Clémence Bouloulouk, Vivere e sopravvivere, in cui racconta la sua storia dicendo che poi lei ha fatto una vita abbastanza normale, ecco, che non ritiene che la sua storia valga la pena di essere narrata. E, in un'intervista, questo mi preme dirvelo, alla domanda se era felice ora che la madre era stata conosciuta in tutto il mondo e ha avuto i riconoscimenti che merita, ha detto: nella mia vita sarei stata felice solamente se fossi partita insieme ai miei genitori sul treno per Auschwitz. Non salendo su quel treno, io e mia sorella non abbiamo più avuto il diritto di essere felici di vivere, ma solo quello di assaporare il regalo avvelenato della sopravvivenza. E allora adesso veniamo in Italia. Allora, l'interesse umano per ricostruire le vicende familiari drammatiche, che poi arriva a rivolgersi anche a coinvolgere le vite degli altri, le cui storie però ci attraversano perché in qualche modo assomigliano alla nostra storia, lo si ritrova nel percorso di uno scrittore che ha pubblicato anche recentemente, che è Mario Calabresi. Come sapete, è un giornalista, è stato... intanto lui è nato nel 1970 ed è figlio del commissario Calabresi, che è stato assassinato nel 1972 durante le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Lui è un giornalista che prima ha lavorato come cronista parlamentare, poi a Repubblica, poi alla Stampa, era inviato negli Stati Uniti quando c'è stato l'11 settembre e torna alla Repubblica come direttore fino agli inizi del 2019, quando viene dall'oggi al domani licenziato. Allora, il suo primo libro, molto coraggioso, secondo me, molto interessante, è una ricostruzione del passato suo e della sua famiglia e si intitola Spingendo la notte più in là, storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo. Infatti racconta la storia di quanti sono rimasti fuori dalla memoria degli anni di piombo, l'esistenza delle altre vittime di terrorismo di cui, che sono state un po' abbandonate dallo Stato, nel senso che hanno dovuto farsi forza e farsi coraggio e continuare a vivere, nonostante abbiano affrontato naturalmente questa terribile tragedia, ma anche dopo i processi, naturalmente gli articoli sui giornali. Per esempio parla di Antonio Custra, che era un poliziotto ucciso nel 77 durante una manifestazione, oppure di Luigi Marangoni, che era un direttore sanitario del Policlinico di Milano, che aveva denunciato i sabotaggi all'interno dell'ospedale, oppure il giudice Emilio Alessandrini. Cioè, trova queste storie che assomigliano alla sua, a quella della sua famiglia. E tutte queste famiglie, appunto, sono state a volte omaggiate, ma spesso appunto lasciate sole. E a lui interessa invece raccontare come hanno potuto riprendere a vivere dopo questa tragedia, proprio cercando di non cercando la vendetta,
cercando la giustizia, ma soprattutto trovando in sé il coraggio per andare avanti. Ricordo che la madre di Mario Calabresi aveva due figli piccoli ed era incinta del terzo. E, successivamente, negli anni, dopo alcuni anni, si è risposata, ha avuto un altro figlio e Calabresi racconta che questa cosa ha permesso ai figli di avere una famiglia alle spalle, di non essere, diciamo così, perseguitati da quella morte che pure è stata così drammatica. E proprio partendo da come a un certo punto nella sua adolescenza ha cominciato a interessarsi per capire che cos'era successo, leggiamo alcune pagine. Gianna, grazie. Curiosità di capire, di scoprire cosa si diceva e si scriveva di mio padre, esplose quando avevo 14 anni. In quarta ginnasio cominciai a saltare la scuola per andare a leggere i giornali dell'epoca nell'emeroteca della biblioteca Sormani, a poche centinaia di metri dal Palazzo di Giustizia. Continuai a farlo per molto tempo, a volte con pause di mesi, almeno fino alla fine della prima liceo. Arrivavo presto la mattina, in anticipo sull'apertura del portone, per essere tra i primi ad entrare. Mi fiondavo a fare la richiesta dei microfilm e per evitare code e attese spesso mi preparavo il foglietto giallo della domanda in anticipo. Prima affrontai il Corriere della Sera. Partii dalla strage di Piazza Fontana per arrivare al giorno dell'omicidio. Era un lavoro solitario e metodico che cavava gli occhi, ma che mi rapì. Mi immergevo in un'altra epoca, perdevo il senso del tempo e del presente, dimenticavo completamente i problemi scolastici, le interrogazioni, il greco, i compagni di classe. Era un'esperienza totalizzante. Alcune volte ero preso da una curiosità da spettatore, distante, come se la vicenda non mi appartenesse. Altre invece l'angoscia mi toglieva la saliva, mi tagliava le gambe. Allora mi alzavo, riavvolgevo il microfilm e mi spostavo di poche decine di metri nella sala Cineteca, un luogo meraviglioso, pieno di fascino, con una collezione di titoli che mi sembrava eccezionale. Sceglievi un film, poi aspettavi alla tua postazione di fronte al video che lo caricassero nel videoregistratore. La consideravo una cosa straordinaria. Un servizio pubblico da privilegiati, degno di una grande città all'avanguardia come era Milano. Per restare in tema, o forse prigioniero di quegli anni, chiedevo pellicole degli anni 70, Fellini, Truffaut, Kubrick, sempre da solo, sempre in silenzio. Per tornare al presente, alla fine di ogni mattina andavo dietro Piazza del Duomo al panificio Luini. I panzerotti con la mozzarella e il pomodoro sono stati per anni la mia ancora di salvezza, l'interruttore per riaccendere la vita. Ne prendevo due e li mangiavo camminando verso il castello. Con il tempo passai a guardare i settimanali, l'Espresso in testa e solo alla fine affrontai la collezione di Lotta Continua. Inutile dire che fu una lettura allucinante. Ancora oggi, quando leggo cosa scrivevano, anche contestualizzando ogni cosa, anche di fronte a uno stato opaco e nemico, non mi capacito di frasi come questa del 6 giugno 1970. Questo Marin dalla finestra facile dovrà rispondere di tutto. Gli siamo alle costole ormai, è inutile che si dibatta come un bufalo inferocito. Ho una pagina come quella, uscita il 1 ottobre 1970, una settimana prima dell'inizio del processo di diffamazione contro Lotta Continua, che presto si trasformò in un processo a mio padre. Siamo stati troppo teneri con il commissario Luigi Calabresi. Egli si permette di continuare a vivere tranquillamente, di continuare a fare il suo mestiere di poliziotto, di continuare a perseguitare i compagni. Facendo questo, però, si è dovuto scoprire. Il suo volto è diventato abituale e conosciuto per i militanti che hanno imparato a odiarlo.
e il proletariato ha già emesso la sua sentenza. Calabresi è responsabile dell'assassinio di Pinelli e Calabresi dovrà pagarla cara. Testo che ci interroga molto perché fa parte della storia recente, per quello che prima dicevo che è un testo coraggioso. Ricordiamo anche un altro particolare che forse sapete tutti, che comunque Mario Calabresi ha sposato la figlia di Carlo Ginzburg e Carlo Ginzburg e Andrea Ginzburg erano abbastanza simpatizzanti, insomma, di lotta continua e non credevano assolutamente, per esempio, nella colpevolezza di Sofri a proposito dell'omicidio Calabresi. Quindi è una materia, voglio dire, molto delicata e credo che appunto l'intento di Mario Calabresi sia stato quello da una parte di capire che cosa era successo e quindi da qui la lettura dei giornali, l'informazione, il cercare di ricostruire un clima, insomma, no? Ma nello stesso tempo di inserire la storia della sua famiglia, come dicevo prima, nella storia di quegli anni, 70-80, e quindi anche di ricordare le altre vittime del terrorismo, non soltanto la sua, ma anche di gettare una luce su come la famiglia ha reagito, con quale dignità, con quale coraggio è andata avanti. E per esempio lui riporta, soprattutto attraverso la testimonianza della madre Gemma, questo senso appunto di volere fare, di voler avere un riconoscimento per il padre, che non voleva dire nient'altro che un attestato, una medaglia, una via intitolata, insomma qualcuno, qualcosa che permettesse di non dimenticarlo, ecco, di ricollocarlo in un quadro drammatico di lotta politica in Italia. Quindi credo che se Gianna è pronta a leggere l'ultima paginetta ci dia modo di capire dove approda poi questo romanzo, questo libro. Io tutte queste cose mi sforzo di tenerle ai margini del cuore, di dimenticarle, di non fissarmi sulle scortesie, gli insulti, per poter guardare avanti, per non farmi avvelenare. Mamma parla al telefono, le sto raccontando di quegli scatoloni pieni di carte che voglio buttare, di frasi spiacevoli che ho trovato tra i ritagli di giornale, di quante cose abbiamo dovuto digerire. Ma come hai fatto? Le chiedo. Ho scommesso sulla vita. Cos'altro potevo fare a 25 anni con due bambini piccoli tra le mani e un terzo in arrivo? Mi sono data da fare tutti i giorni. Unico antidoto alla depressione, e ho cercato di vaccinarvi dall'accidia, dall'odio, dalla condanna a essere vittime rabbiose. Questo non significa essere arrendevoli o mettere la testa sotto la sabbia. Significa battersi per avere verità e giustizia e continuare a vivere rinnovando ogni giorno la memoria. Fare diversamente significherebbe piegarsi totalmente al gesto dei terroristi, lasciar vincere la loro cultura della morte. Per molto tempo ho oscillato tra la lezione di mia madre e una sorda voglia di prendere tutto a calci. Quando si cominciò a parlare di grazia, ero scosso, non riuscivo a trovare un centro dentro di me, un punto fermo a cui agganciarmi. Poi mi venne l'idea di andare in montagna, di cercare quel luogo in fondo alla Valle d'Aosta dove il nonno mi aveva insegnato a sciare. Per giorni si era dato da fare, lezioni con il maestro la mattina, allenamenti con lui il pomeriggio. Sembrava avere fretta, finché mi disse: «Penso che tu adesso ce la possa fare, sei pronto per la pista della Valvenie». La discesa nel bosco regala un panorama completo della catena del Monte Bianco. Di fronte al ghiacciaio della Bremba si fermò. Si sistemò il cappellino di lana grezza, si tolse i guanti e si mise in bocca una caramella a rabarbaro Baratti, una di quelle che teneva sempre in tasca. Poi cominciò a parlarmi e capii che tutte le lezioni avevano un solo fine: portarmi in quel punto. Quando tuo padre morì, io lo cercai per molto tempo.
Poi un giorno, che ero qui da solo, l'ho trovato e ogni volta che torno lo sento. Volevo che tu lo sapessi. Non disse altro e io rimasi in silenzio. 3 anni dopo il nonno morì per un ictus, prima ancora che cominciassero i processi. Quella mattina salì con la prima funivia, quella dei maestri con le giacche a vento rosse. Le piste erano ancora intonse, la neve scricchiolava sotto gli sci. Quando arrivai a guardare la parete di roccia della Guinoire du Petrel che slancia la cima del Monte Bianco, ero completamente solo, fermo, con gli occhi fissi sul ghiaccio. Prima trovai il nonno, poi papà Gigi. Rimasi ad ascoltarlo a lungo e sentii che era giusto guardare avanti, camminare, impegnarsi per voltare pagina nel rispetto della memoria. Dovevo portarlo con me nel mondo, non umiliarlo nelle polemiche, nella rabbia. Così non l'avrei tradito. Bisognava scommettere tutto sull'amore per la vita. Non ho più cambiato idea. Allora, volevo dire amore per la vita, che è la cosa fondamentale e che si ritrova in tutti i libri di Mario Calabresi. Ne ha scritti diversi. Non mi soffermo su un altro importante che si chiama La mattina dopo, che ha scritto a ridosso, insomma, del suo licenziamento, chiamiamolo così, di punto in bianco da Repubblica, e in cui anche lì racconta se stesso, racconta il senso di vuoto che ha sentito in quel momento in cui non aveva più gli impegni quotidiani, regolamentati dagli orari, dal fatto di dover essere informato di tutte le notizie che erano accadute, degli avvenimenti, dei pareri. E questo senso di vuoto che rischiava farlo, diciamo così, deragliare da una strada regolare di vita. Però affronta anche se stesso, che affronta questa situazione e recupera le sue radici nella ricerca di un terreno lasciato dai nonni, e va a capire, va a cercare di capire che cosa c'è dietro. Mentre fa questa ricerca, parla anche di tante altre persone che si sono trovate la mattina dopo. La mattina dopo un incidente in cui una ragazza ha perso l'uso delle gambe, la mattina dopo un disastro aereo in cui una persona è sopravvissuta, la mattina dopo di qualche avvenimento che è stato dirimente nella vita di queste persone. Quindi anche qui c'è il rapporto tra autobiografia, quindi la propria storia personale, e le biografie degli altri, che però sono strettamente intrecciate, non sono così prese a caso. Non è una biografia che viene commissionata da una casa editrice, da un giornale, da una rivista, è una sono biografie che l'autore sente di dovere raccontare per raccontare poi se stesso. L'ultimo libro che lui ha scritto, e che probabilmente molti di voi conoscono come gli altri, è Quello che non ti dicono. È del 2020, quindi proprio scritto a ridosso della pandemia, della chiusura. E questa è una vera e propria biografia, che quella di un ragazzo sfortunato, rapito e ucciso per errore dai suoi stessi compagni di ideali politici. Infatti l'autore, nel risvolto di copertina, scrive così: «Mi aiuti a scoprire chi era mio padre? Non l'ho mai conosciuto, ma è sempre con me». Per mesi questa richiesta, arrivata alla fine di una presentazione della mattina dopo, è rimasta sepolta nei miei pensieri. Poi la mail di un missionario che vive nel deserto algerino mi ha convinto a mettermi in viaggio. Il padre di Marta, questa ragazza che gli ha chiesto aiuto, scomparve nel 1975, quando lei non era ancora nata, risucchiato nel gorgo del terrorismo che aveva cominciato a insanguinare l'Italia. Era Carlo Saronio, figlio di una delle famiglie più benestanti di Milano,
Non aveva ancora 26 anni quando venne tradito dagli amici con cui aveva condiviso ideali rivoluzionari. Marta per anni non ha mai fatto domande, immersa in un faticoso silenzio, ma dice non si può vivere in eterno con i fantasmi, arriva sempre il giorno in cui dobbiamo fare i conti con le memorie, anche le più dolorose. Così le ho detto di sì e ho cominciato un viaggio alla ricerca delle tracce di quel ragazzo che viveva sospeso tra due mondi inconciliabili e che trovò il coraggio di scegliere la sua strada quando ormai era troppo tardi, scavando nei ricordi di una Milano in cui il passato è ancora presente tra noi. Sono riuscito a riannodare i fili di una storia mai raccontata che appartiene anche a me, perché poi suo padre indagava sull'omicidio Saronio. Allora, leggiamo l'incipit, Gianna. È la mattina del 3 ottobre 2019. Prima di fare colazione controllo i messaggi su Facebook. Ho aperto la pagina solo da 2 settimane, con 10 anni di ritardo sul resto del mondo, e sono incuriosito dalle interazioni che si stanno creando. Trovo un messaggio diverso dagli altri. Non commenta il libro che ho appena pubblicato, ma mi riporta indietro di oltre 40 anni. Buonasera, dottor Calabresi. La leggo con piacere perché sono legato a lei dalla perdita di una persona cara a causa del terrorismo. Mi chiamo Piero Masolo, sono prete missionario del PIM in Algeria. Sono nipote di Carlo Saronio, rapito e ucciso il 15 aprile 1975. Mi piacerebbe poterle inviare una mail per chiederle consiglio su come celebrare l'anniversario dello zio. La ringrazio di cuore. Quel nome mi dice qualcosa, ma non riesco a collegarlo a nulla, eppure la storia degli anni 70 l'ho frequentata tanto, anche troppo. Gli rispondo subito dandogli la mia mail e per curiosità mi metto a cercare notizie. Trovo un libro che ricostruisce il sequestro e il processo per la morte, una serie di schede e una voce di Wikipedia. Carlo Saronio, erede di una delle famiglie più benestanti di Milano, era laureato in ingegneria e faceva ricerca all'Istituto Mario Negri. Venne sequestrato nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1975 da una banda composta da criminali comuni e da appartenenti all'area di potere operaio, movimento di cui Saronio era stato simpatizzante. Il rapimento doveva servire a finanziare un nascente gruppo terrorista di estrema sinistra. La vittima, che non aveva ancora 26 anni, morì nelle prime fasi del sequestro a causa di una dose eccessiva di cloroformio, ma i rapitori, fingendo fosse ancora in vita, riuscirono lo stesso a ottenere il pagamento di una parte del riscatto. Il corpo verrà ritrovato solo 3 anni e mezzo dopo. Una storia quasi dimenticata, sepolta nella memoria della città. Il sacerdote missionario mi scrive 2 giorni dopo e senza convenevoli va subito al punto. In famiglia lo zio Carlo è sempre stato tabù, non se ne poteva parlare e dunque non ne abbiamo mai celebrato l'anniversario. L'anno prossimo saranno 45 anni dalla sua morte. Io non l'ho mai conosciuto essendo nato nel 1978, ma è come se la sua presenza, assenza, aleggiasse nell'aria. Con Marta Saronio, mia cugina e figlia naturale di Carlo, abbiamo finalmente pensato di ricordarlo. Semplicemente perché ci fa bene. È la mattina dopo che desideriamo. Seguono una serie di proposte a cui vorrebbe che collaborassi. Un libro, un lavoro teatrale, un percorso con gli studenti nelle scuole. Marta, non riesco a capire di chi stia parlando. Non ho letto nulla a proposito di una figlia e mi rimetto a cercare, ma non trovo niente. Vado a vedere negli archivi del Corriere della Sera e della Stampa. Ci sono alcuni articoli del 16 aprile 1975 che parlano del rapimento di questo ragazzo di una facoltosa famiglia milanese, ma che fosse padre non lo dice nessuno. Eppure, se ci fosse stata una figlia, si sarebbe saputo. Allora mando un messaggio al sacerdote e gli chiedo semplicemente chi sia Marta. Mi risponde subito:
la figlia di Carlo, nata 8 mesi dopo il rapimento. Questa frase mi sconvolge. Cerco di immaginare la situazione. Una ragazza incinta che resta improvvisamente sola. Una bambina che non conoscerà mai il suo papà. Una storia di cui non c'è traccia. Ma una domanda mi entra in testa e passa davanti a tutte le altre. Quel ragazzo, quando lo hanno rapito, sapeva che sarebbe diventato padre? Chiuderei semplicemente per commentare questa lezione di oggi in cui abbiamo fatto i conti col dolore, insomma, con la perdita, con una frase della scrittrice Anaïs Nin che dice: si scrive per creare un mondo nel quale valga la pena di vivere. Ho dovuto crearmi un mondo tutto mio scrivendo, come un clima, un paese, un'atmosfera, nel quale potessi respirare, regnare e rinascere ogni volta che la vita ha tentato di distruggermi. Scriviamo di noi per tentare di trascendere la nostra vita, per imparare a parlare agli altri, per raccontare il nostro viaggio nel labirinto. Ecco, questo è il libro di cui abbiamo parlato inizialmente, che mi è stato segnalato da Fabiola, Doris Lessing, Mia madre. È un libro del 1988, ricordo brevemente, Doris Lessing è un premio Nobel per la letteratura e ha scritto ben 2 libri autobiografici che abbiamo avvicinato come stile a Elias Canetti, La lingua salvata, perché sono libri che pur presentando un contesto storico e sociale molto vivace, presentano sempre l'io narrante come protagonista. In questo libro Doris Lessing recupera un rapporto con la madre che era stato molto conflittuale, soprattutto durante l'adolescenza della scrittrice. Elisabeth Gill, Mirador, Irene Miroschi, mia madre. Abbiamo parlato di questo libro come di un libro molto particolare, perché è scritto come un'autobiografia in prima persona, ma dalla figlia di Renne Mirovsky. Quindi Elisabeth Gill, che ha perso la madre quando aveva appena 5 anni, è stata aiutata moltissimo nella ricostruzione della vita della madre, che era una scrittrice famosa tra le due guerre, dalla sorella Denise Epstein. Elisabeth Gill ha scritto questo libro come una matrioska, nel senso che ci sono anche delle pagine dedicate a lei stessa. La sua vera autobiografia la scrive qualche anno dopo, Un paesaggio di ceneri, di cui vediamo qui la copertina, in cui immagina la vita di 2 bambine durante l'occupazione tedesca, durante la guerra, che non sono le 2 sorelle che erano nella realtà, ma nella finzione sono 2 amiche. Irene Miroschi, la madre scrittrice, è stata ricordata soprattutto per Suite francese, che è il libro, il manoscritto che aveva lasciato nella valigia in eredità alla sorella più grande di Elisabeth, cioè Denise, la quale dopo negli anni 2000 ha cominciato a ricopiare pazientemente questo manoscritto e è riuscita a darlo alle stampe, rinnovando la notorietà e l'importanza della madre come scrittrice. Abbiamo parlato poi di Mario Calabresi. Il suo primo libro, Spingendo la notte più in là, storia della mia famiglia e di altre vittime del terrorismo, è un libro che è stato determinato in lui dalla necessità di capire come mai, da chi e perché, soprattutto perché
è stato ucciso suo padre, che era il commissario calabrese, accusato soprattutto dai gruppi extraparlamentari di sinistra di essere responsabile della morte dell'anarchico Pinelli, che era stato in un primo tempo accusato della strage di Piazza Fontana. Questo libro è già un libro collettivo, nel senso che non parla soltanto della sua famiglia, ma anche di altre famiglie di persone che sono state uccise dal terrorismo e che sono state un po' abbandonate dallo Stato. È molto bella la copertina, perché è la madre Gemma, che aveva appena 25 anni quando è morto il marito, aveva due bambini e il terzo in arrivo, e questa foto direi che testimonia la volontà di vivere che la madre ha provato in sé e ha trasmesso ai suoi figli. Altro libro molto importante di Mario Calabresi è La mattina dopo, anche questo sul crinale tra autobiografia e biografia, perché lui parte da una sua vicenda personale, cioè dal senso di vuoto che gli è derivato dal licenziamento improvviso dal giornale a cui aveva dedicato tante energie, cioè La Repubblica, e va anche a cercare altre storie di persone che si sono trovate dopo un evento drammatico la mattina dopo a reagire a quello che era loro successo. Infine, l'ultimo libro di Mario Calabresi, uscito pochissimo tempo fa, nel 2020, Quello che non ti dicono, ed è la ricostruzione della vita, quindi è una biografia vera e propria di Carlo Saronio, che è stato uno dei sequestrati dai gruppi extraparlamentari vicini alle Brigate Rosse, non proprio delle Brigate Rosse, e il quale purtroppo è morto in conseguenza di un errore fatale. E è la figlia di questo Carlo Saronio che chiede a Mario Calabresi di occuparsi della storia di suo padre, perché dopo tanto tempo vuole sapere chi era suo padre. La foto è molto bella perché sono tutti sfocati i visi e c'è in evidenza invece questo ragazzino che faceva la prima ginnasio con gli occhiali e tutto vestito con la giacchettina, e che emerge, diciamo, dalla marea di volti della classe. Questo è l'ultimo di cui abbiamo parlato, e quindi con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo incontro di giovedì 1° aprile. Grazie a tutte e a tutti.